Niente, sono brevissimo, per evitare sperimenti collettivi per il caldo. Niente, io ho seguito l'iter che ha portato al progetto, all'apertura e alla realizzazione dell'opera, ma devo dire che oggi sono lo stesso stupito del risultato che è stato ottenuto. Sono e siamo come consorzio, come amici, come orgogliosi di aver contribuito a restituire questo patrimonio, la passeggiata ai comaschi, ma non solo ai comaschi, anche coloro che visitano la nostra città, ai turisti, che molto spesso sono di ritorno e quindi si domandavano come mai nulla si muovesse. Credo che, e qua chiudo, sia importante, e qui ci sono da ringraziare in particolare l'Associazione Amici di Como, sia importante che siamo riusciti a dimostrare che la società civile su progetti condivisi intelligenti è capace di aggregarsi ed è capace di lavorare insieme. Noi allora diciamo ci siamo, ci saremo ancora e speriamo di avere sempre più maggiore unità di intenti per fare qualcosa per la città. E chiudo ringraziando naturalmente oltre agli amici di Como, le associazioni, gli sponsor, le aziende che hanno lavorato all'interno del cantiere e vi dico godetevi e rispettate il rugolato. Grazie. Per tutti direi che stasera non è il caso di lamentarsi proprio di nulla, nemmeno del caldo, becchiamoci volentieri anche il caldo. Oggi Como si riappropria di un pezzo della propria città, un pezzo importantissimo. E per questo bisogna ringraziare tante persone, cioè i comaschi sono stati capaci di creare le condizioni per rendere di nuovo fruibile e bello almeno una parte importante del proprio lungolago. Dico i comaschi in senso ampio perché attorno agli amici di Como, Como Turistica, tutte le associazioni di categoria, le altre associazioni sono state coinvolte, anche soggetti e imprese che anche al di fuori certamente del territorio comunale, quindi dobbiamo ringraziare anche chi ha partecipato da tutta la provincia a rendere possibile questo intervento. È un intervento importante, di qualità, al di là dei contenuti di provvisorietà con cui è nato, quindi certamente non dà l'impressione di un qualcosa di provvisorio, ed è importante che ne usufruiamo bene. Lo rispettiamo, come si diceva, anch'io mi associo all'appello di portare pazienza per una settimana per il prato, perché poi così potremo godercelo meglio dopo. Grazie a tutti e grazie soprattutto a chi ha reso possibile questo intervento. Grazie. Nati oggi è una magnifica giornata di festa e di sole, forse troppo, perché con tanto comunque. Credo che siamo qui per rendere grazie innanzitutto a quelli che hanno realizzato questo progetto, che l'hanno fortemente voluto. Credo che sia un regalo magnifico che è stato fatto alla città, la restituzione di una delle parti più belle di Como, istituzione ai cittadini, istituzione della fruizione pubblica. E mi piace ricordare con le ultime parole dette da Brunati, è stato premiato il lavoro di squadra, perché questa realizzazione viene attraverso un lavoro che è stato realizzato prevalentemente da un gruppo di imprenditori che si sono dedicati a questo progetto, ma che è stato realizzato anche in forte collaborazione con le istituzioni, in particolare col Comune di Como. È la seconda grande bella realizzazione che è stata realizzata in giro di qualche giorno per la città. Faccio riferimento in particolare al teatro sociale che 15 giorni fa circa ha visto l'inaugurazione dell'arena, che anche quella è un pezzo di storia, un pezzo di cultura della città che è stata restituita a Como grazie all'iniziativa di imprenditori valorosi e coraggiosi, ma grazie anche alla collaborazione con le istituzioni. A breve ci sarà anche tra qualche giorno il piroscopo Patria che riprenderà a navigare sul lago di Como. Insomma, qualcosa si muove, qualcosa si può fare anche a Como, e questo testimonia che quando lavorano insieme i cittadini, le istituzioni e gli imprenditori si riescono a ottenere risultati straordinari. Forza Como, avanti così. Sì, grazie Daniele, un grazie a tutti quanti per essere intervenuti qui dopo 2 anni insomma dal lungolago, insomma, quindi credo che sia stato un bel esempio.
stato portato avanti dopo 2 anni dagli amici di Como, quindi per questo sono contentissimo. Il fatto comunque di dare la possibilità non solo alla città di Como, ai turisti, ma anche a chi ama questa città, di rivivere insomma la bellezza del paesaggio del lago di Como. Ringrazio i due architetti, l'architetto Martorana e l'architetto Neri, perché veramente senza di loro questo era veramente difficile realizzarlo, quindi un grazie a loro, un grazie agli amici di Como e grazie insomma perché è stato realizzato veramente una cosa importante per la città. Speriamo che rimanga il più lungo possibile. Insomma.